Rino Tommasi, Carlo Lazzotti e Carlo Zampa sono con noi. Rilascia una bellissima intervista a Daniele De Rossi oggi sulle pagine del Corriere della Sera a Luca Valdiserri. Ad un certo punto dice De Rossi, in corso di intervista, e qui mi rivolgo a Carlo Zampa, capisco i tifosi delle squadre, io sono anch'io, sono un tifoso che va in campo e non in curva, ma non capisco i tifosi delle radio o delle presidenze, succede solo a Roma. Ancora una volta Daniele De Rossi torna, sì certo, con la chiarezza, con la chiarezza che gli è consueta, come quando parlò dei papponi, non c'è ma dubbio. Lui l'ha sempre detto, insomma, non c'è niente da fare, questo, sì. Per questo che comunque è un giocatore che sta proprio più avanti anche rispetto a tanti altri. Ma molto più avanti. Io mi auguro che tutte le volte che De Rossi porta in superficie problemi annosi, che poi gli si vada dietro, nel senso che poi si incida in merito, no? Perché Daniele De Rossi non è che parlo io. Cioè, se parla Daniele De Rossi lascia scolpite determinate cose. Dopo è chiaro che il suo discorso è rivolto a, è rivolto alla gente, è rivolto ovvio ai tifosi, non appunto, è che è rivolto ai dirigenti o altri, è rivolto ai tifosi, insomma. Quindi, cioè, poi vi parla uno, il suo, quello che dice lui, secondo me, è comunque ascoltato. Non e speriamo che abbia anche un seguito operativo, Carlo. È ma questo spero pure che intendo. Spero pure io, assolutamente. Però ti ho detto, è chiaro che tutto è rivolto esclusivamente comunque ai tifosi. Io penso che comunque la gente, al di là di tutto, proprio per quello che ha dimostrato quest'anno, cioè anche la pazienza per questa nuova, non lo chiamiamo progetto, cioè questa nuova Roma che si sta ricostruendo, insomma, già sta dimostrando di avere forse una maturità che pensavamo forse non avesse fino a poco tempo fa. Allora, poi dice anche un'altra cosa, questo per intenderci, lo dico a chi non avesse letto l'intervista rivolta da Luca Valdiserri a Daniele De Rossi oggi sul Corriere della Sera. La domanda che Luca rivolge è questa: Luis Enrique l'ha lasciata in tribuna per 5 minuti di ritardo alla riunione tecnica. Risponde Daniele De Rossi: c'è una regola e va rispettata. Una maledetta regola? Può anche essere, ma questo non cambia la realtà. La conoscevo e a Bergamo contro l'Atalanta ero il capitano, visto che mancava Totti. Allora di che vogliamo discutere? Uno che ti risponde così? Non lo so, voglio dire. No, è la risposta straordinaria. Niente da dire. Saranno dette tante cose su quell'esclusione. Io avevo avuto la certezza assoluta al 110% che comunque il tutto era stato causato soltanto dal ritardo di pochissimi minuti. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo. Ho detto, per me sembrava sinceramente un po' eccessiva. Però le regole sono queste. Le regole sono queste qui. E il primo poi alla fine a capirlo è stato lo stesso Daniele. Insomma, rendersi conto di quello che è successo. Questo vale nella vita. Io mi questo perché vale nella vita, nella vita. Nella gestione poi di un gruppo, cioè nella gestione comunque di un gruppo di calciatori, dove ci sono comunque giocatori, ci sono persone, uomini anche di grande personalità, dove tu comunque alla fine dimostri che le regole valgono per tutti, insomma tu hai veramente alla fine un, diciamo, tutto il gruppo, hai tutte le persone in grado di poterle gestire, le hai veramente in mano, insomma. Ma infatti, Carlo, ricordiamoci, chiaramente hai la stima di tutti. Lo spogliatoio di una squadra è fatto apposta per mettere tutti sullo stesso piano, laddove si sa perfettamente che c'è una realtà dopo questa, che è quella del campo, che non è uguale per tutti. Una ragione di più perché il trattamento sia uguale per tutti. E tra l'altro, so se avete letto anche un'intervista oggi di Montella, se non vado errato sulla Gazzetta, forse. Sì. Aspetta che la cerchiamo. E Vincenzo Montella, una domanda gli hanno fatto su Totti, sì. E è stato proprio chiesto a Vincenzo, tu appena sei arrivata hai lasciato per 2 giornate Totti fuori. Sì. E lui ha detto, dice, questa è la dimostrazione, perché era la dimostrazione che per me erano tutti quanti uguali. Proprio così. Era un messaggio, cose del genere. Sì, nelle prime 2 gare con la Roma escluse Totti, un messaggio? Sì, un segnale per far capire che tutti erano uguali. Insomma, vedi, anche questo da parte di un allenatore che era giovane. Giovanissimo, chiaramente alla sua prima esperienza. E non deve essere stato facile per lui. No, certo. E poi capisci bene l'importanza comunque di quello spogliatoio e dello spogliatoio in generale, ma insomma di quello in modo particolare. Lui è stato accusato addirittura di essere uno zimbello in mano ai senatori della Roma. Questo purtroppo, l'ho detto, per le metastasi che ci sono nella comunicazione qui a Roma. Sì, sì. Allora io sottolineo sempre le parole di
Daniele De Rossi, augurandomi che facciano presa sui giovani che ci stanno ascoltando, perché Daniele De Rossi può essere veramente preso a modello comportamentale dai giovani. Perdonami se ti interrompo, ma ricordiamoci che De Rossi proprio all'indomani di quell'esclusione poi di Bergamo disse, e lo poteva anche evitare perché non era una cosa ovviamente ruffiana, se avessi avuto Luis Enrique già molto tempo prima nella mia carriera sarei stato anche il calciatore migliore dentro e fuori il campo. Hai ragione, hai detto questo. No, lo voglio sottolineare affinché i giovani capiscono che se ci sono delle regole vanno rispettate. Cioè la propria personalità va espressa sempre comunque all'interno di un circuito che osserva le regole. Cioè non devi essere uno che va fuori le regole per dimostrare che sei un concreto talento, quello è bullismo, quello ti porta a nulla, no? Tu il tuo talento, le tue cifre di personalità e professionalità le devi dimostrare all'interno di un circuito che rispetta le regole. Ecco perché Daniele De Rossi è un simbolo assoluto in questo, capito? Perché è un campione, un fuoriclasse, è tutto, e poi lui dice le regole ci sono e vanno rispettate, finita la storia. Certo. Che è la stessa cosa che andrebbe fatta con la legge, perché poi lui va avanti nell'intervista, dice al massimo, Valdiseri gli chiede ma tu l'avresti fatto giocare un tuo giocatore forte se avesse fatto ritardo, e dice se la regola l'ho messa, no, non lo faccio giocare, magari non sono d'accordo con quella regola, sì, ma c'è, è la vita, questa è la vita. Cioè, vedi, non è che bisogna essere magari non sono d'accordo non con sono, regola, ma certo, la regola c'è, viene applicata, punto, sì, certo. Allora, un nostro ascoltatore ci invia Alessandro. Ci invia un sms e dice Kier sarà l'anti-Ibra, vi fidate? Il Milan ritorna da una partita in Coppa Italia con la Juve ed è stanca, siamo pronti, e comunque a loro manca Pato che è molto forte, Thiago Silva che non è al massimo, e anche non andare fuori, anche Robinho, che dici Rino? Che stia attento a non andare fuori. Tu parli di Kier? Sì, hai ragione. Cioè, il rischio è concreto. Il rischio è concreto perché al cospetto. Nella voglia di annullare l'avversario, qualche volta ti viene naturale fare qualche cosa di più. Ecco. Non solo, ma Ibrahimovic è il peggiore in questo perché ti picchia, perché se le cose vanno bene, come ci auguriamo tutti quanti noi, per lui sarebbe veramente un'iniezione di fiducia enorme. Per Kier, direi proprio di sì. Senti, a parte che insomma mi auguro che giochi pure Heinz. Anch'io, sarebbe fondamentale. Comunque De Rossi in mezzo, a me ti devo dire, garantisce la tenuta. È troppo importante al centrocampo, Marcello. Lo so, però tu al centrocampo la possibilità, se Pjanic è ok, tu c'hai Greco che comunque può darti un 6. Greco è un giocatore che difficilmente parte da sotto 6 nel corso di una partita. Non c'è il De Rossi, magari tu mi dirai rimane a 6, non c'è il De Rossi. Però non... c'hai Gago. Che non è... però è chiaro che non è uguale con tutta la stima del Gago, lo so, due buoni centrali difensivi e Danielino davanti è tutta un'altra storia, è per questo che speriamo che Heinz possa essere in campo, ma io confido che per me c'è, adesso non so, oggi sarà l'allenamento, ma io sono sicuro che lui ce la farà. Dunque, dice Sabatini, è difficile trovare un grande difensore centrale, è evidente che in giro non c'è, la Roma non ha ancora deciso sul riscatto di Kier e Marchigno, siamo certi che non c'è, per esempio Kier Silvestre. Io credo che la Roma avesse la possibilità in estate di prendere Silvestre. Oggi come oggi il miglior difensore centrale viene considerato Chiellini, che a me non fa impazzire. Però il migliore è Thiago Silva, insomma, in assoluto. Siamo su un'altra qualità. È un'altra qualità calcistica. Migliore, parlando dei migliori. Insomma. Cioè Chiellini è la bestia, che in campo da tutto massacra e antiestetico. Da morire, ma occhio che sia Prandelli che Conte l'hanno rispostato sulla fascia perché fa meno danni lì a sinistra. Chiellini non vince il premio dell'eleganza, no, maestro. Chiellini è l'antiprogetto, un po' come nella religione, cioè no, l'anticristo. Chiellini sarebbe l'antiprogetto, proprio tutto quello che è il contrario di quello che si vuole fare. Ritornando alle dichiarazioni di Sabatini, dico la Roma avrebbe potuto prendere Silvestre quest'estate, così ho letto io qualche tempo fa. Probabilmente anche a un costo inferiore di quello che poi è stato ciò che ha dovuto sborsare per il prestito di Kier.
Ma Silvestri non è... Silvestri ha fatto 4 gol, fra l'altro. E... sì, che poi tra l'altro lì è stato preso dal Catania, insomma, cioè costava 5-6, apposta. La Roma ha preso a 3, a 3 tier, con, però la possibilità di poterlo prendere a 7 poi alla fine, cioè devi comprarlo a 10, quindi devi pagare 7 per riscattarlo, e alla fine deve costare 10. Non si è capita, no, Carlo? Sa... ma sai, Sabatini lo conosce, quindi evidentemente puntava molto più su Kier che su... in questo caso può essere su Silvestri. Le cose non stanno andando bene, almeno non sono andate bene certamente all'inizio. Io penso che per quello che riguarda Kier si rinnoverà comunque il prestito. Ci rinnoverà. Carlo, io tu... penso di sì. Carlo Lazzotti, tu che sei un grande conoscitore del calcio internazionale, concordi con Sabatini che non ci sono grandi difensori centrali? Sì e no, nel senso che il progetto è quello di andare a prendere dei giovani importanti, ma di integrarli poi in una rosa che abbia dei giocatori esperti e navigati. D'altronde la Roma ha Totti e De Rossi come affari e poi ha dei giovani promettenti. Come è stato preso Heinz lo scorso anno, poteva essere preso anche uno come Diego Lugano, ad esempio, perché è un giocatore assolutamente importante. E io, ad esempio, apprezzo tantissimo il suo compagno. Forse è l'ingaggio, però, Carlo, magari. Sì, quello sì, Carlo. Però, l'ingaggio diverso. Si poteva fare anche un discorso, magari, per spalmarlo in più anni, dandogli una certa sicurezza. A me piace il compagno di reparto di Diego Lugano nella nazionale uruguayana, che è Godin, come, ad esempio, Ezequiel Garay. Sono giocatori che... alla fine possono essere presi, sono giocatori che non costano tantissimo e che, venendo da Uruguay o d'Argentina, rappresentano da quel punto di vista una garanzia. E poi ci sono quei fenomeni italiani di cui qualche giornale comincia a parlare per una settimana di seguito e diventano ambitissimi e costano una barca di soldi. Un nome su tutti: Ranocchia. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Quella è la fenomenologia, no? Sì, Ranocchia, sì. No? Sì, di, no, capito? Ranocchia non è un cattivo giocatore, sì, però è stato pagato. Non esiste. Va bene dove sta, e possibilmente Flavio neanche in nazionale. No, c'è uno buono al Cagliari, che a Astori, che invece non viene pubblicizzato per niente, che è un ottimo difensore centrale. Le grandi squadre li fanno crescere in casa, perché molto spesso per un difensore centrale è molto più importante essere bravo tatticamente e inserito nel contesto che avere mezzi, diciamo, di talento proprio. È vero quello che hai detto, è molto vero. Quindi nel potrebbe essere anche squadre, ecco, esatto, sì. Potrebbe essere un cosa progetto. Cosa che viene meno quando tu giochi in una piccola o media squadra, certo, dove devi essere il Chiellini della situazione, certo, che non in altri ambiti, è molto vero. Per esempio il Manchester United o lo stesso Barcellona, comunque i difensori li hanno fatti in casa. Ivans, che è il titolare, perché Vidic nel Manchester United sarà fuori fino a fine stagione, è un giocatore che ha fatto 4 anni, sì, di apprendistato. Ma se la Roma non prende due esterni sui quali contare, quello è un altro discorso. Questi esperimenti non li potrà mai fare. Un altro discorso, in quell'ottica, certo. Ricordiamoci che la Roma ha un giocatore come Ante, che è campione d'Italia, scorso 12 giugno ha vinto lo scudetto primavera, e che comunque è in giro a fare esperienza. L'importante è che questi ragazzi che vengono mandati fuori, come ad esempio anche Carvalhali a Pescara, poi riescano a giocare e a fare esperienza, perché purtroppo quando si va poi in Serie B il panorama è abbastanza diverso, non li fanno giocare, ti ritornano dopo un anno o due che hanno fatto sì e no 3 presenze. Secondo me tanto varrebbe tenerseli a Trigoria, e come è successo per Viviani ad esempio in questa stagione, ogni tanto assaggiare. E la Roma, Marcello, ha giocato tutto l'anno senza Nicolas Burdisso, tutto l'anno, che se dovesse tornare sarebbe stato benissimo. E poi aspetta, è un giocatore in età, quindi bisognerà vedere il prossimo anno come tornerà dopo, però l'infortunio di questa portata. Vabbè, comunque staremo a vedere, amici cari. Allora, noi ci risentiremo tutti insieme fin dal pomeriggio con A Tutto Campo con Patrick von Bruck, e poi continueremo nella giornata di domani. Ampio sarà lo spazio che Radio Yes dedicherà a Milan-Roma a partire dalle 16. Sarà praticamente una tornata senza soluzione di continuità fino al dopo partita, con il nostro Carlo da Milano, ove ci racconterà situazioni ambientali, ci racconterà il pre-partita, poi lo abbandoneremo per i suoi impegni con Premium, ma lo riprenderemo poi dopo per i commenti finali, e dentro ci metteremo tanta informazione fino alle 18, atta ad intrattenervi e ad informarvi su quello che sarà Milan-Roma, con dati, numeri, statistiche, interventi anche da Milano di nostri colleghi che ci ragguaglieranno su quello che è la visione rossonera della partita, e insomma tutto ciò che è il nostro offrirvi in ambito di calcio. Quindi l'appuntamento è ricco e lo vivremo insieme. Rino, un abbraccio grande. A
a domani, arrivederci. Buon weekend. Grazie Rino, grazie a Carlo Lazzotti. Carlo, un abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao Carlo. Carletto, un abbraccione, a domani. Ciao, buon weekend. Un abbraccio, Flavio. Ciao Carlo. Carlo Zampa.